la seconda partita, anche questa diciamo molto tirata, soprattutto il primo quarto, sempre in vinto, sempre in pareggio. Iniziamo da Nicola che ha vinto l'onore di iniziare. La difficoltà più grande che hai trovato in questa gara? Ma sicuramente con l'atletismo dei nostri avversari, che era maggiore rispetto al nostro, e poi anche il percentuale di liberi, che insomma, 3 su 16 alla fine fa fatica, insomma, a prendere vantaggio. E invece con giocatori come così di categoria più alta, allora sono riusciti a superare con la grinta, forse veramente poco tempo a disposizione. Sì, con un grande atletismo, un grande grinta, una grande voglia di fare bene. E sono arrivato punto, per fortuna abbiamo fatto 2 o 3 giocate, ci hanno permesso di vincere, e quindi bene così. Andiamo da Stefano, voi forse non avreste meritato una vittoria, una sconfitta così poi cioè, comunque un margine così ampio rispetto a quello che abbiamo visto in campo. Forse a livello fisico, cioè come statura, badavate tanto dall'avversario, anche a livello di categoria. Però la squadra è sembrata bene, mi sembra, e anche che lotti senza. Abbiamo visto tante volte loro prendevano rimbalzo, poi veniva subito qua la palla, tante palle qua. Cercavo di compensare, diciamo, la mancanza di fisico con un po' di furbizia, un po' di atletismo, appunto, come ha detto l'avversario. Purtroppo loro superiori sicuramente sia di categoria che in Italia, ci abbiamo messa tutta. La Stefano, guarda, vogliamo chiedere una cosa a livello tattico. Ma se trovi complimenti come Bongi, una squadra così forte fisicamente, quindi lui diciamo che parte sempre centrale, cioè difficilmente viene parte lateralmente, quello che abbiamo visto, però è un giocatore che magari rispetto ad altri che sono più alti non gioca in questa zona, però qui diventa micidiale, come lo manteresti? Dipende da tante cose, diciamo, anche da chi altro ha in squadra. Chiaramente, per esempio, con tutti loro, essendo molto più grossi noi esterni, eravamo costretti ad aiutare comunque nella zona e quindi lasciare un po' più libero il campo. Infatti, inizialmente ci hanno purgato con un paio di tiri da fuori che gli hanno dato il margine, poi che hanno tenuto la partita. Uno come Bocci, che rimane sempre esterno, comunque probabilmente se è il tiratore della squadra, perché lei faccia a faccia e perché, non so, come allenatore, spesso e volentieri in partite dove c'è un giocatore specialista da 3 tende a metterci un difensore faccia a faccia per escluderlo totalmente dal gioco. Del gioco e poi eliminarlo dall'inizio. Esatto, faccia a faccia, gli altri giocano 4 contro 4. Ok, grazie. Passiamo invece a Nicola. Stefano è un giocatore che magari non tira tantissimo da fuori, ma ha tanti inserimenti, quindi devi stare sempre pronto perché ti può battere sempre, anche soprattutto abbiamo visto questo arco qui diventa, fa da tanti punti, poi anche penetrazione, ma lo puoi trovare in qualsiasi zona del campo. Come lo batteresti un giocatore del genere? Ma sicuramente cercando appunto con lui, c'è la palla qui, bravissimo nell'uno contro uno, cerca magari di stare un po' più staccato, quando arriva il passaggio su un ribaltamento, ma cerca di fare delle finte per appunto scoraggiarlo a tirare e quindi cerco appunto essere un po' più staccato per coprire il canestro e mettermi a giocare sull'altro, perché se gli stai faccia a faccia è bravo di contro uno e rischia appunto di essere tutto. Ringraziamo Nicola e Stefano, buon proseguimento di torneo. Grazie.